Lei ti chiama come una mamma chiama il proprio figlio che comincia a muovere i primi passi e si regge a malapena in equilibrio. Lei è lì col suo sguardo dolcissimo e le sue braccia aperte che ripete: vieni qui. E il tuo cuore grida: mamma, sto arrivando. E il tuo cuore si vive, attimi e lacrime, vite che si intrecciano. Non sei tu che decidi quando andare, è lei che fa coincidere tutte le cose affinché tu vada. E quando arrivi lì, con gli occhi gonfi di commozione, quando tocchi quella terra con i tuoi piedi, ti accorgi che qualcuno ti aspettava. Senti il cuore tremare e pensi: quanto tempo ho perso. Dio si serve degli uomini per arrivare agli uomini. Durante la Santa Messa sei circondato da tantissime persone. Ognuno recita nella propria lingua, ma la voce è unica. Il pensiero è intrecciato e le commozioni non conoscono diversità. Insieme, in un unico abbraccio, quello della nostra mamma, l'unica ad avere braccia così larghe per poter stringere tutti al suo cuore, sali la collina delle apparizioni e quando qualche dubbio insidia la tua mente, arriva un abbraccio improvviso, una carezza, un soffio di vento all'orecchio che sussurra: non avere paura, io sono qui. Allora ti riempi di coraggio e riprendi a salire. Poi quella voglia così forte di pregare, di invocare la mamma, di vederla felice, quel pensiero che ti fa cantare: sei la mamma mia. Ti senti coccolata, accarezzata, abbracciata. Il cuore si scioglie e le lacrime rigano il volto, senza spiegazioni, senza controllo. Medjugorje spazza via tutte le foglie secche e i sassolini, abbatte i muri e il tuo cuore torna a battere all'impazzata, ad emozionarsi per ogni cosa, scoppiandoti nel petto per la felicità. A casa si torna carichi, felici, piangi 3 giorni, senti la sua mancanza, non riesci a realizzare e sembra che lei sia terribilmente lontana e ti lascia un vuoto che sembra impossibile da colmare. Non vieni compreso, perché chi ha fede non ha bisogno di andare a Medjugorje, ma poi arriva qualcuno che ti parla di Medjugorje e ti senti compreso, ne parlano con dolci ricordi e le lacrime agli occhi. Trovi un santo rosario nelle tasche e lo stringi forte al cuore, e adesso torna a tremare. Una voce dall'interno ti dice: io sono ancora qui, sempre qui. Quella dolce catena che ci tiene legato a te. Ti spogli di tanti pregiudizi, dei rancori, tutto spazzato via. Ti senti leggero, sei grato di essere stato scelto e ti senti importante, amato, diletto. Sei diletto al suo cuore come il suo amatissimo Gesù. E quando ti sale la tristezza, apri il libro dei suoi messaggi a caso e trovi sempre una parola di conforto. Lei sa
sempre cosa dire, e la mamma. E allora, benedetto, questo posto che mi tiene legato a te.